Oggi una super torta cioccolatosa. Sì, la torta di biscotti. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina reale, dove ogni cane ha questa testa e questa Sì, forma. guardate che bellina, guardatela, La nuvola Bobtivotti. Lascia. Ciao a tutti, non sappiamo dove metterci per farvi vedere, perché lei è troppo bianca, riflette tutta la Metto luce. Allora, io qua. La vicina ciao a papà. tutti, benvenuti nella nostra cucina reale, c'è anche il nostro altro cucciolo qua, saluta. Ciao. Voglio bene. Oggi siamo qui per fare una torta buonissima e semplicissima. Ti è piaciuta la torta di biscotti? La torta di biscotti, una torta facile, facile senza burro. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la nostra torta di biscotti come si fa. Ecco gli ingredienti per la nostra torta di biscotti. E allora 130 grammi di cacao amaro che io metto direttamente qui in un tegame, perché insieme con questa faremo una buonissima crema. 150 grammi di zucchero, 2 cucchiai di farina 00, 1 e 2, sono 45 grammi. Un pizzico di sale, voilà, due bustine di vanillina o la bacca o i semi di una bacca, io non ce l'ho. E poi ci occorrerà mezzo litro di latte, io lo uso parzialmente scremato, ma va bene qualunque tipo di latte. 100 grammi di mix di frutta secca, ma potete utilizzare la frutta secca che preferite. 400 grammi di biscotti secchi, i miei preferiti sono gli Orosaiva per queste ricette. 125 ml di panna da cucina, ma potete utilizzare anche la panna da montare, io avevo questa. E dai 125 ai 200 grammi di un buon cioccolato fondente. Bene, iniziamo subito. Alle polveri, quindi zucchero, farina, cacao, quello che abbiamo messo prima, andiamo ad aggiungere mezzo litro di latte. Lo immetto a freddo e a poco. Una volta che il composto sarà divenuto liquido e senza grumi, poniamolo sul fuoco fino a farlo addensare a fiamma media e stando attenti a non far appiccicare sul fondo la crema che ne verrà fuori. A un certo punto la frusta comincerà a sentire un po' di resistenza. Bene, è quello il momento in cui non dovete mollare e continuare a mescolare, mescolare, mescolare e fare addensare ben bene la crema. A questo punto stacchiamo la fiamma, guardate che bella, e lasciamola da parte un attimo. Non dovrà raffreddare completamente, lasciamola giusto il tempo di continuare la nostra preparazione. In una ciotola abbastanza capiente, spezzettiamo a pezzi grossolani, quindi non troppo piccoli, i nostri biscotti. Prendiamo circa 100 grammi di frutta secca, spezzettiamola. La frutta secca ai biscotti. È arrivato il momento che tutti aspettavamo con ansia, il momento in cui versiamo la crema all'interno dei biscotti. Mescoliamo ben bene il tutto. Ho visto tante varianti di questa torta, ma vi assicuro che questa, in questa variante,
con la crema di cacao senza burro è spettacolare. Quindi provate questa variante con la crema di cacao senza burro perché è spettacolare. E sapete perché? Perché non si sentirà il retrogusto di burro quando mangerete la torta. E darà proprio la crema quello sprint di vera torta fatta in casa, perché il biscotto diventerà il pan di Spagna. La frutta secca darà lo sprint croccante quando prenderete il boccone di torta, e la crema darà quell'aspetto e quel sapore tipico della torta al cioccolato al vostro dolce. Una volta ben amalgamato il tutto, scaravoltiamolo in una tortiera che avremo precedentemente rivestito di carta forno. Io, per compattarla in maniera perfetta, faccio questo lavoro: prendo un foglio di carta e mi aiuto con le mani, giusto il tocco finale con la spatola per lisciare. Riponiamola in frigorifero. Adesso tagliamo 150 g di cioccolato fondente in piccoli pezzi. Prendiamo il tegame in cui avevamo cotto la crema, perché questa è una cucina vera, quindi si sporca il meno possibile. Una cucina vera senza lavastoviglie, tra le altre cose. E uniamo al cioccolato i 125 g di panna, che nel mio caso sono panna da cucina, ma potete utilizzare anche la panna da montare. E andiamo sul fuoco. Anche qui a 7, quindi una fiamma non troppo alta. E faccio sciogliere il cioccolato con la panna. Quando la vedo bella, liscia e vellutata, sono pronta per toglierla dalla fonte di calore. Prendiamo la torta che avevamo adagiato in frigorifero, versiamo la ganache, che spalmerò in maniera molto veloce. Prendo un pochino di frutta secca, la taglio, voilà, con questa granella grossolana faccio un giro, e adesso in frigorifero per 2 orette. E voilà, la nostra torta è pronta per essere servita. Mangiatela ben fredda, tirata fuori dal frigorifero. Ora vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Buon appetito! Ed ecco la mia bella torta, morbida ma consistente. Va ancora fatta raffreddare, ma è spettacolare. Ci lascia le foto? Andatela a gustare! Croccante, morbida, squisita. Buon appetito! Come
com'è semplice fare questa torta, quindi se avete dei biscotti da consumare, dei biscotti che non vi sono piaciuti particolarmente ma non li volete buttare, ecco qui la ricetta giusta. Mi raccomando, anche voi se avete un cane fate gli floppy floppy. Allora, un cagnolino, no! Sì, lui è così tutto il tempo col cagnolino. E allora, provatela, ed è buonissima anche a mo' di salame turco senza il topping di ganache. Quindi provate le varianti. Fateci sapere qua sotto cosa ne pensate, se la provate. Tra tutte quelle che ho visto sul web, vi posso assicurare che questa è la più gustosa. Ecco. E quindi con la preghierina che vi chiede di condividere il video, mi raccomando, condividete questo video, ve lo sta chiedendo anche. Mettete un like. Il cagnolino che fa le preghierine, ci abbiamo. Va bene, basta, questo video sta diventando troppo ridicolo, ma perché c'è Ombretta, naturalmente. No! Noi ci vediamo sempre qui sulle nostre cucine virtuali. Saluta. Ciao a tutti! Ciao a tutti! E oggi va così, il video oggi va così. Ciao!